Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Sciocca di Detector Shop Italia. Se c'è un'azienda davvero prolifica in questi ultimi anni come numero di nuovi modelli di metal detector e accessori immessi sul mercato, beh, è sicuramente la Nocta Detectors. Solo per fare qualche esempio, in poco più di due anni il costruttore turco ha lanciato i tre nuovi Simplex New Generation, il Light, il BT e l'Ultra, il nuovo e rivoluzionario Pinpoint RaccoPoint e la nuova serie di metal detector a multifrequenza simultanea SCORE, con due modelli, lo SCORE appunto e suo fratello maggiore, il Double SCORE. Ma qualche settimana fa una nuova sorpresa da Istanbul, il Nocta Triple SCORE Pro Pack. Eccolo qui. Anche il Triple SCORE è un detector a multifrequenza simultanea, ma a differenza degli altri due modelli della serie, che avevano solo un'opzione alternativa a singola frequenza a 15 kHz, può anche lavorare a 4, 15 o 20 kHz per ricerche mirate e più selettive. E non solo. Il nuovo Triple SCORE implementa, oltre alle classiche modalità Park, Field e Beach, una nuova modalità chiamata Relic, che in pratica equivale alla fantastica modalità Beast del Legend versione 1.15, per ricerche a profondità estreme su terreni difficili e molto mineralizzati. In più, come vedremo nel dettaglio più avanti, il Triple SCORE possiede molte più funzionalità dei due modelli precedenti, con un controllo più dettagliato dei toni audio, il volume del ferro, un bel tone break, il suono di soglia regolabile e ultimo, ma non per importanza, la funzione Bottle Cap Reject per discriminare i tappi a corona. Potremmo quindi definire il Triple SCORE come una sorta di Legend Junior, avendo ereditato dal top di gamma moltissime delle sue funzionalità, pur restando semplice e intuitivo come gli altri SCORE. All'inizio di questa guida ho chiamato il modello Triple SCORE Pro Pack. Ma perché Pro Pack? Semplice, per la ricchezza della sua dotazione di serie. Infatti nella scatola troveremo non solo il detector, i due kit dadi e bullone, la fascia per il poggiagomito e il cavo di ricarica e aggiornamento, ma ben due piastre di ricerca, la SC30 da 12x9 pollici WD e anche la SC24 da 9,5x6 WD, perfetta per gli ambienti stretti o inquinati da immondizia metallica. E non è finita qui! La Nocta ha incluso anche le fantastiche cuffie Bluetooth a PTX a bassa latenza che erano state introdotte con il Legend WHP. Davvero una dotazione di prim'ordine. Naturalmente anche il Triple SCORE è garantito IP68 fino a 5 metri di profondità in acqua dolce e salata. Quindi, anche grazie alla multifrequenza, è uno strumento ideale per chi vuole cercare non solo su terra, ma anche in battigia o in completa immersione. E ora, diamo un'occhiata alla meccanica? La struttura del Triple SCORE, se escludiamo la parte del manico, è completamente in fibra di carbonio, quindi asta mediana e asta terminale, sì, in fibra di carbonio. Leggerissimo, pesa soltanto 1,2 kg e quando è completamente collassato misura soltanto 63 cm, compattissimo e zainabile. I sistemi di bloccaggio sono affidati a robusti camlock, una soluzione che mi è sempre piaciuta nelle macchine Nocta. Il poggiagomito è essenziale e di buona fattura e la sua posizione è regolabile. Come sempre non manca la comoda fascia con velcro per bloccare l'avambraccio e distribuire ancora meglio i pesi. Il manico permette una presa comoda e confortevole con una buona ergonomia generale. Il control box è sostanzialmente identico a quello degli altri SCORE, con un display LCD a segmenti e tasti a membrana che sono anche retroilluminabili. Sul retro troviamo l'immancabile speaker integrato, il connettore per la cuffia con filo o per la ricarica dell'unità o l'aggiornamento del software, ha la batteria e i polimeri di litio ed è da ben 3250 mAh, con un'autonomia fino a circa 12 ore e un tempo di ricarica che si aggira tra le 2 e le 3 ore a seconda del caricabatterie USB che utilizzerete. E poi ovviamente abbiamo il connettore per il cavo della piastra. Non manca la torcia LED frontale per l'uso del metal detector in condizioni di scarsa luce. E ora parliamo di display e controlli. Come
Come potete vedere, il display e i controlli del Triple Score sono sostanzialmente identici a quelli dei due modelli precedenti, ma vediamo subito una prima grande novità. Questa icona qui sopra in alto a destra, che rappresenta la quarta modalità che non era inclusa nei modelli precedenti, che è la modalità Relic, che potremmo considerare appunto la Beast del Legend versione 1.15, quindi una modalità davvero stupefacente per andare a trovare tutti quei target che possono essere sfuggiti con le altre modalità su terreni davvero davvero complicati. Vediamo l'indicatore della carica della batteria, abbiamo anche l'indicatore del profilo utente, ne abbiamo ben tre. Poi, come dicevo, abbiamo l'indicazione della modalità operativa che potremo scegliere appunto tra quattro, quindi tra Park, Field, Beach, che è ovviamente ottimizzato per la ricerca in battigia o in immersione completa, e poi la nuovissima modalità Relic, davvero davvero molto potente. Avremo poi qui sotto la scala di discriminazione con tutte le tacchette che ci sarà possibile appunto regolare per avere un'impostazione di discriminazione personalizzata. In più, premendo l'apposito tasto con un semplice clic, potremo passare da All Metal, vedete tutte le tacchette accese, alla modalità G Ground Off, che esclude soltanto la risposta del terreno, poi la modalità Ferrous Off, che discrimina di più, discrimina sostanzialmente tutto il ferro, e poi la modalità custom, che è quella che potremo appunto personalizzare e mantenere memorizzata anche dopo lo spegnimento del metal detector. Al centro troviamo l'indicazione della frequenza utilizzata, in questo caso la multifrequenza 1. Vediamo che abbiamo la possibilità di avere M1 per oggetti abbastanza grandi e conduttivi, la M2 per oggetti invece più sottili e piccoli, la M3 per i terreni conduttivi, quindi quei terreni magari bagnati, fertilizzati, dove il metal detector in multifrequenza può essere più instabile. La M3 è stata creata appunto per questo. E poi, continuando a premere, potremo attivare 4 kHz, 15 kHz o 20 kHz per delle ricerche mirate o quando le multifrequenze saranno magari troppo disturbate da interferenze elettromagnetiche esterne. Sulla sinistra troviamo l'indicazione della sensibilità, che potremo aumentare su ben 15 livelli, quindi una selezione molto raffinata. Qui al centro troveremo l'indicazione VDI, come sempre su 60 valori, e qui sulla destra avremo il profondimetro, che ricordo essere tarato per oggetti grandi come una moneta messa di piatto, e quindi diciamo è affidabile, ma fino a un certo punto. Qui sotto invece troveremo, premendo l'apposito tasto, il menu con tutte le opzioni. Vedete, sono davvero tantissime. Tornando un attimo ai controlli, vediamo ovviamente che, tenendo premuto il tasto che prima abbiamo utilizzato per cambiare la discriminazione, attiveremo la modalità pinpointer anche stavolta di tipo VCO, quindi molto preciso, e quindi ci permetterà di andare a centrare perfettamente il target. In più, con questo tasto potremo effettuare la scansione delle frequenze, quindi il noise cancel, per eliminare i disturbi. Ci sarà, tenendolo premuto, questa animazione. E alla fine, ecco, ci verrà selezionato il canale più libero per avere i migliori risultati e le migliori performance. Questi erano velocemente un po' i controlli, ma adesso andiamo a guardarci il contenuto dei menu. Come vi ho fatto vedere prima, per accedere ai menu è molto molto semplice. Basterà cliccare il tasto qui di accensione e impostazioni e accederemo alle varie opzioni del metal detector. Il Triple Score innanzitutto ci permette di effettuare il bilanciamento del terreno con questa prima opzione, sostanzialmente in diverse modalità. Avremo la possibilità di farlo in maniera semiautomatica, tenendo pigiato il tasto
tasto pinpointer e pompando la piastra sul terreno, oppure di farlo in maniera manuale, effettuando sempre il pompaggio ma attraverso i tasti più o meno, andando a modificare questo valore fino a quando la macchina non si stabilizzerà, oppure facendo un click attiveremo la modalità completamente automatica tracking. Qui c'è una piccola iconcina che si accende qua sopra e la macchina durante la spazzolata si andrà a tarare in maniera automatica. Possiamo quindi disattivarla rientrando nel menu, ricliccando il tasto pinpointer, e vedete che l'iconcina si è spenta. Passiamo poi al secondo valore, che è quello della recovery speed, quindi anche qui avremo la possibilità di regolare da un valore minimo a un valore massimo di 5, da un valore minimo di 1 dove la macchina è più lenta ma raggiunge il massimo della profondità, al valore 5 che è quello più estremo dove la macchina è molto molto più reattiva, ma che ovviamente ci farà perdere qualche centimetro. Poi andiamo sempre a guardare se ci sono delle funzioni aggiunte a questa opzione. No, in questa modalità non abbiamo delle funzioni in più. Poi, se proseguiamo l'esplorazione, troveremo il valore di Iron Filter. Praticamente ci permetterà, attraverso la sua impostazione, di andare a rilevare meglio gli oggetti ferrosi rispetto a quelli, gli oggetti non ferrosi in mezzo a quelli ferrosi. Quindi andrà a smascherare, diciamo in gergo, smascherare gli oggetti buoni in mezzo alla ferraglia, partendo dalla posizione 8 che è quella del filtro disattivato. Scendendo andremo a migliorare sempre di più, ad esaltare sempre di più gli oggetti non ferrosi, e questo ci sarà davvero di grande aiuto. Anche qui nessuna opzione particolare, quindi possiamo secondaria particolare, possiamo proseguire con l'esplorazione, che è quello della regolazione del volume generale dello strumento. Poi abbiamo la possibilità di retroilluminare il display. Ecco, vi faccio vedere così e lo lascio così che è ben più bellino e visibile. Avremo 5 valori fissi dove la retroilluminazione sarà sempre accesa, e poi avremo delle modalità automatiche sempre su 5 livelli che ci permetteranno di far accendere il display dello strumento soltanto quando un target passa sotto sotto la piastra. Poi abbiamo la modalità di selezione Bluetooth, di attivazione Bluetooth. Avremo la possibilità di sentire l'audio o nello speaker con il valore 0 o con il valore 1 dopo aver fatto l'accoppiamento con le cuffie direttamente appunto nelle cuffie Bluetooth, o il valore 2 che ci permette di sentire sia dallo speaker che dalle cuffie. Quindi funzionalità molto comoda soprattutto per chi gira video e vuole far sentire l'audio anche ai propri spettatori. Continuiamo con il Ground Suppressor, che è un filtro che è molto utile nel caso la macchina abbia dei problemi di stabilità sui terreni fortemente mineralizzati. Agendo su questo filtro avremo la possibilità di rendere la macchina più stabile. Poi qui abbiamo il controllo di ben 3 profili utente completamente indipendenti, che noi appunto potremo utilizzare per memorizzare i nostri settaggi preferiti. È una cosa davvero molto comoda, e averne 3 ci permette tanta versatilità. Poi abbiamo la possibilità, attraverso quest'altra opzione, di andare a modificare lo schema di discriminazione, andando appunto a premere i tasti, posso andare a premere i vari tasti e andare a disattivare le tacche che non mi interessano.
come vedete posso spegnere. Avete visto che questa volta è saltata la cosa perché c'è qualche disturbo. È possibile cliccare sul tasto delle frequenze e far apparire le lettere LS, che sta per low sensitivity, che per un istante, fino a quando noi vorremo, abbasseranno la sensibilità. La macchina sarà senz'altro più stabile e sarà molto più semplice andare a modificare il pattern di discriminazione. Naturalmente, per ritornare alla modalità normale basterà ricliccare e vedete che è sparita, le sono sparite le letterine LS. Poi abbiamo una serie di funzionalità aggiuntive. Abbiamo qui con il subsetting, andando a premere poi il tasto più, la possibilità di regolare il numero dei toni, che sarà da 1, 2, 3 toni, 4 toni, 6 toni, 60 toni addirittura per il massimo delle sfumature, e poi la modalità pitch, che varia a seconda della conduttività del metallo e anche della sua profondità. Quindi avremo un tono più forte quando il target è più superficiale, un tono più debole quando avremo un target più profondo. Poi avremo la possibilità di regolare il volume del ferro, quindi sostanzialmente potremo ascoltare o silenziare completamente gli oggetti ferrosi, quelli che sono nei primi valori VDI. Abbiamo poi la possibilità di regolare un tone break facendo suonare come ferrosi, invece di primi 10 valori, 18, 20, quello che vogliamo, quello che preferiamo. Possiamo fare questa operazione soltanto per la prima zona, quindi non potremo andare a modificare gli altri tone break. Poi abbiamo il valore del suono di soglia, che è questo suono di sottofondo che molti detectoristi, soprattutto quelli più esperti, apprezzano, perché quando si silenzia significa che stiamo discriminando qualcosa. Quindi una funzione davvero davvero molto 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 utile, soprattutto per i detectoristi esperti. Per chi lo volesse usare, come sempre raccomando di tenerla appena appena udibile, così da non affaticare le orecchie e non coprire magari dei target molto profondi. Ci stiamo avvicinando al termine, abbiamo, ma attenzione, dopo vi farò vedere altre cose molto interessanti, abbiamo la funzione bottle cap reject, che non era presente nelle altre macchine, che sarà molto utile, molto molto utile, per andare ad aiutarci a discriminare i tappi a corona, che tanto tanto ci fanno disperare qualche volta. Agendo su questo filtro potremo quindi andare a discriminare il rovescio della medaglia, che aumentando molto questo valore potremmo anche andare a compromettere qualche piccolo target buono. Poi abbiamo come sempre la vibrazione nel manico su 5 livelli e la possibilità di attivare la torcia frontale per l'utilizzo del metal detector in condizioni di scarsa luce. Abbiamo visto quelle che sono le funzionalità normali per quanto riguarda park, field. In beach, per esempio, una differenza che troveremo, adesso possiamo uscire, è che nella modalità beach non avremo M1, M2 e M3, ma avremo soltanto una multifrequenza, e quindi ottimizzata proprio per la spiaggia, e non potremo utilizzare le frequenze singole. Adesso voglio spendere un attimo per parlarvi dell'ultima modalità, la modalità Relic, come dicevo l'equivalente della modalità Beast del Legend versione 1.15, che è davvero molto molto speciale, perché utilizza una sorta di reset del bilanciamento del terreno per andare a rilevare tutti quei target che normalmente sono mascherati dalla mineralizzazione del terreno. Come vedete, la discriminazione è in null metal, è di default, e volendo non possiamo al limite passarla a G, a F, ma la Nocta consiglia di utilizzare la modalità all metal per avere il massimo dei risultati. Per quanto riguarda i parametri disponibili, vediamo che
in questo caso ci sono delle diversità. Abbiamo sempre il bilanciamento, abbiamo il bilanciamento, abbiamo la recovery speed. In questo caso non abbiamo più l'iron filter, ma abbiamo la IR, iron rejection, che è esattamente come quella del Beast, e ci permette, impostandolo a zero, di sentire i target sia ferrosi che non ferrosi con il medesimo tono. Ma qualora volessimo appunto avere due toni diversi per oggetti ferrosi e non ferrosi, avremo la possibilità di aumentare questo valore e sentiremo nettamente due toni diversi. Poi, andando avanti, abbiamo sempre il volume, la retroilluminazione, il Bluetooth. Invece del ground suppressor avremo l'audio gain, che è una sorta di preamplificazione audio su 6 livelli, che ci farà sentire in maniera molto più forte, con un volume molto più forte, anche gli oggetti più deboli. E questa è una modalità esclusiva questa funzionalità è esclusiva della modalità Relic. Poi abbiamo sempre i profili utente, abbiamo la possibilità di modificare la discriminazione come prima, e poi abbiamo invece nelle modalità secondarie, nelle impostazioni secondarie, abbiamo soltanto il controllo della vibrazione e della della luce frontale. Quindi vedete un set di impostazioni ridotto sul Relic, ma delle funzionalità e delle performance assolutamente estreme, soprattutto su tutti quei terreni davvero mineralizzati, dove c'è la possibilità che i target più profondi possano essere mascherati appunto dalla mineralizzazione. Questa modalità è davvero davvero eccezionale. Abbiamo visto velocemente praticamente tutti i settaggi disponibili. Naturalmente potrete approfondire anche sul manuale che la Nocta fornisce, e quindi ecco qui le tante funzionalità del Triple Score Pro Pack, che appunto possono fare veramente la differenza, soprattutto per i detectoristi più esigenti. E adesso parliamo delle conclusioni generali. Il Triple Score sicuramente completa in maniera eccezionale la serie Nocta Score, con una macchina versatile, potente, ricca di funzionalità che faranno la gioia anche dei detectoristi più esigenti. Una meccanica di prim'ordine, una dotazione spaziale con le cuffie e la seconda piastra, la multifrequenza simultanea e le singole frequenze, la modalità Relic Beast, l'immergibilità fino a 5 metri, unite alla sua semplicità d'uso, fanno di questo metal detector una delle scelte più interessanti e performanti del mercato mondiale dei cercametalli. E per quanto riguarda il prezzo, beh, cliccate nel link nella descrizione di questo video e sono sicuro che rimarrete a bocca aperta. Possiamo quindi affermare con certezza: Nocta Triple Score Pro Pack, la multifrequenza per tutti. E per oggi è davvero tutto da Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Alla prossima!